senza bavaglio, informazione libera, sempre. E allora stiamo girando qua e là tra un consigliere e l'altro. Oggi abbiamo dedicato la giornata al Consiglio regionale a Bari e ho incontrato il consigliere Perrini, ma la cosa che mi ha fatto specie, infatti siamo proprio sul ciglio, sull'angolo, ho visto la macchina parcheggiata di fretta e furia, anzi Perrini proprio non secondo il codice stradale perfettamente, e Perrini in macchina, lei che si cambiava la cravatta da solo, senza portaborse, segretari e autisti vari. Invece ho visto altri consiglieri che sembravano come la regina d'Inghilterra. Intanto aggiustiamola questa macchina, perché parcheggiata così non va bene. Però dico, Perrini, lei non ha nessuno? Questa è la domanda di oggi? No, è una riflessione così che mi è venuta. Sa, io sono un po' estruso. Ognuno fa come ritiene opportuno. Io ho i miei collaboratori che stanno in questo momento in ufficio e viaggiano per i fatti loro con i POM e con altri mezzi. A me piace camminare da solo. Ognuno fa quello che si sente di fare. Vabbè, andiamo ai problemi grossi. Intanto sull'Ilva noi ci siamo fatti una bella chiacchierata tempo fa, un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, e lei disse è tutta una farsa quella del governo, l'Ilva rimarrà in piedi. Il tempo ha dato ragione. No, non è che io voglio avere ragione, il problema è che chi illudeva la gente con apertura di acquaparco o di chiusura dell'Ilva in quel momento ha soltanto illuso la città e tutta la provincia. Si è perso soltanto del tempo, quando già da marzo si poteva già procedere a fare in modo che oggi già Mittal stava già dentro o Ginta chi era. Questione Ilva, si sta parlando anche della TAP, della questione TAP e altre promesse che evidentemente non sono state mantenute dal governo. Direttore, lei ogni volta che incontra me vuole che devo parlare o di 5 Stelle, io le ripeto, lei deve parlare del mio lavoro, non vuole entrare non vuole entrare in merito del lavoro degli altri. È molto rispettoso dei 5 Stelle. No, io sono rispettoso di tutti, cioè, a me piace parlare di quello che faccio io, di quello che fanno gli altri, ognuno ha la sua coscienza. Vabbè, e allora parliamo di un altro argomento, sanità. Lei ha espresso delle riserve sulla nascita del nuovo ospedale tarantino, se mai vedrà la luce, San Raffaele, quella era la favola di Pelillo, e il San Cataldo. Io non è che sono contrario alla costruzione del nuovo ospedale, io sono per un ospedale che funziona. Quelli a noi abbiamo, il Moscate e Santissima Annunziata e tutti gli ospedali della provincia di Italia che in questo momento stanno soffrendo e si stanno concentrando tutte le risorse mentali e anche economici sul nuovo ospedale, cosa che secondo me prima di 10 anni questo ospedale non sarà pronto. E non si cerca di capire perché il Moscati o Martina Franca stanno in queste condizioni. Io sono del parere che ho chiesto già una audizione al presidente di regione Emiliano, al direttore generale Rossi, ai presidenti di provincia, al sindaco di Taranto, di fare un incontro qui in regione, perché io girando, caro direttore, mi sono confrontato con tutti gli enti e questi non si sono neanche organizzati prima di fare questo appalto, perché poi cosa succede? Che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Ecco perché io ho chiesto un incontro in regione dove ci mettiamo intorno un tavolo per capire i tempi per la realizzazione di questo ospedale, quali sono le risorse, perché secondo me le risorse stanziate per questo ospedale sono molto poche. E la mia paura è che inizi l'ospedale e dopo 2 anni si fermano i lavori. Ecco perché concentriamoci a risolvere il problema del Moscati e Santissima Annunziata, di aumentare il personale, perché il personale sanitario e medico è in sofferenza, ci sono turni massacranti dei medici, ci abbiamo i problemi a Moscati dell'urologia. Il pronto soccorso che scoppiano. Allora il pronto soccorso, cioè, che mi dice Emiliano che è pericoloso il Moscate, ma chi ha reso pericoloso il Moscate è stato proprio lui, che è stato, diciamo, una scelta politica a fare in modo che succedeva questa situazione qua. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.